3-1 d'oro, 3-1 d'oro, ragazzi, mamma mia, grandi Vibonese fondamento, sta vittoria d'oro, d'oro, inaspettata per le tante assenze, i problemi di virus che sono usciti fuori nelle ultime ore, veramente 3 punti d'oro, arriva la vittoria dopo 3 mesi, quanti mesi è che non vinceva il Vibonese? 3-4 mesi, erano tipo 16-17 partite, quasi un girone che non si vinceva, arriva una vittoria fondamentale con il Teramo in casa per 3-1. Nelle difficoltà esce fuori la Vibonese ed è ancora lì, viva. Nelle ultime 5 giornate, perché ne dovrebbero mancare 5 a mia memoria, si lotterà fino alla fine col Potenza che ha pareggiato a Viterbo. Al 94esimo la Viterbese ha fatto il pareggio, meno male. E adesso comunque la classifica è già, non dico migliore, ma siamo lì. Siamo lì comunque a un punto dalla zona salvezza, 3 punti comunque anche eventualmente dal Francavilla, quindi siamo ancora lì, possiamo ancora giocarci, ci sono anche Francavilla e Monopoli e anche la Turris coinvolte, quindi questo è importante, che che non è una corsa a due, ma ci sono anche altre squadre che potrebbero essere coinvolte nelle ultime giornate. Vittoria d'oro, d'oro, d'oro. Passo di vantaggio loro con Pinzauti su rigore, Plescia la pareggia su rigore al 46esimo per noi, Spina e poi otto gol di Lasic determinano questo 3-1, ripeto, di un'importanza incalcolabile dopo 4 mesi, 3 mesi. Più di 16 partite che non si vinceva, veramente 3 punti fondamentali per la classifica, per rimanere in corsa. E siamo ancora lì, la prossima in casa col Bari, bisogna assolutamente continuare, non bisogna guardare l'avversario, ma bisogna assolutamente fare i 3 punti e non pensare che il Bari non ci interessa, noi dobbiamo continuare a fare i 3 punti per poter salvarci, perché l'obiettivo deve essere quello, ci siamo, questa è la cosa più importante, siamo vivi, siamo lì. E quindi bisogna assolutamente continuare a spingere. La prossima con il Bari in casa. Vanno fatti 3 punti. A questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.